c'è la bufera! Sta grandinando! Aiuto, sono fradicio! Non va più nemmeno il telefono! Siamo bloccati qui, ci hanno appena evacuato da Utopia, ma prima di raccontarvi come siamo arrivati in questa situazione, facciamo un passo indietrissimo di una settimana. È il 22 di luglio, sono le 6:20 della mattina e sto andando in stazione a prendere il treno. Sabrina e Dante sono partiti per le vacanze ieri sera, mentre Gogo è partito per le sue di vacanze con nonno Ferruc ieri mattina. Quindi ero già da solo come un pirla a casa. Sono le 7:30, sono arrivato a Lambrate. Io ho abitato in quella strada là per più di 10 anni della mia vita. Fatti un po' un tuffo al cuore venire qua, eh? Buongiorno Chicco. Ed eccoli i miei compagni di viaggio, Federico detto Chicco. Buongiorno. Suo papà Davide e Fabrizio. Vengo un po' più avanti. Ci vediamo fra 9:02 allora, ciao eh. Insieme ci imbarcheremo in questa avventura 2500 km in 5 diversi parchi a tema in giro per la Francia. Sono le 9:11 e non ho più il culo. Mancano solamente 7:30, beh, easy. La la la. Siamo in Francia da 30 km, abbiamo già passato 14 caselli. 632 km che ci mancano, saranno budget. Circa 600 caselli che dobbiamo pagare. Oulala, non sono arrivato in France. Allora, abbiamo fatto le prime 4 ore circa di strada. Tutto bene finora. Adesso cerco qualcosa da mangiare e faccio la pipì, se no la faccio in macchina. Qua è duro? È durissimo. Però gli fa del figo. C'era un solo panino vegetariano che potevo mangiare, abbastanza grande, con il brie e una coca, 9 euro. Onesto. Quindi mangiamo e ripartiamo. Dato che abbiamo ancora altre 5 ore e mezza di viaggio, ne approfitto perché oggi abbiamo uno sponsor tecnico che mi accompagnerà in questa serie di video. Andiamo a vedere che cosa mi è arrivato ieri sera. Il pacco arrivava da Insta360 e conteneva la nuova X3, una camera che riprende a 360 gradi, ovvero riprende tutto. Qualsiasi cosa le succede intorno, compreso sopra, sotto. Ma come fa a farlo? Ha due telecamere che riprendono a 180 gradi. Queste due riprese verranno unite grazie allo stitching e non si vedrà l'unione di queste immagini. E anzi, farà anche sparire il nostro selfie stick. Insieme alla X3 mi hanno mandato l'invisible selfie stick, quello da 3 metri, un accessorio per fare il bullet time e un treppiedi e una protezione per le lenti. Per tutto questo viaggio avrò sempre in tasca questa camera e anche l'ago 3, ma di questo ve ne parlo in un altro video. E cercherò di usare tutte quante le modalità e tutti gli accessori in modo che alla fine di questa serie di video abbiate un quadro preciso di tutto quello che si può tirar fuori da queste camere. E considerate che sto partendo senza averla mai nemmeno accesa, quindi lo imparerò strada facendo. Andiamo! Capo, una bella passata, capo! Grazie, capo! Grazie mille, grazie mille! Sono le 14:45, abbiamo fatto infinite ore di viaggio, non so dove, siamo fermati a fare la pipì. Beh, assaggerò un espresso, 1:20, meno che in autogrill da noi. Idea, mancano 270 km di stradine. Una gran bella idea. Facciamoci sta scampagnata di 4 ore. Soprattutto se pensi che manca 1020 km. Milano Pizzo Calabro ci vorrà il suo tempo, no? Dopo 9 ore di viaggio succede anche questo. Allora Chicco, ora che arriviamo facciamo una mega clip cinematica con la nostra Insta360 X3 col bastone da 3 metri. Faremo un carrello che esce dalla macchina, esce dal bagagliaio, tu scendi con una faccia d'attore, vero? E mi dici: siamo arrivati. La camera si alza, che sembrerà un drone. Quelle 9, quando avete finito? Sì, esatto. Andiamo a cena. Esatto. Sono invidiosi perché non gli ho dato a loro la parte da protagonisti. Infatti. Aspettate, aspetta, ti dico io. La canna da pesca. Non distraete il mio attore. Troppo presto, ti dico io. Li mettiamo tutti però a posto come erano, tutte le cose come erano. Capolavoro. Questa è la scena d'apertura del film di Chicco. Siamo arrivati.
vi dirò la verità, non avevo mai usato questa camera ed è molto divertente da usare e secondo me potrebbe essere investito. Per una roba noiosissima come un viaggio di 9 ore dove sei seduto in macchina, comunque secondo me abbiamo tirato fuori delle inquadrature nuove e belle, quindi sono molto contento di questa camera e domani la proviamo su un coaster. Ho visto che ti sei imbattuto nella sedia. E il giorno dopo finalmente siamo andati nel primo parco divertimenti. Bonjour mademoiselle, ci siamo svegliati. Allora, al momento sembra... Non ho gli occhi in questa clip, vero? Al momento sembra fare freschino fuori. Difatti, come potete vedere, abbiamo la felpa. Il menù prevede dei cereali, un pan o cioccolato. Ho preso il pane, ho preso la marmellata, un ketchup. Ho preso un succo di mela e un caffè. Benvenuti a Futuroscope. Futuroscope si trova nel nord-ovest della Francia e attrae quasi 2 milioni di visitatori l'anno, quindi mica poco. Quello di questo parco è che è un po' diverso da quelli che ci aspettiamo, perché non ci sono delle vere e proprie attrazioni meccaniche, a parte un piccolo coaster che dopo vi facciamo vedere, ma ci sono tanti cinema, ci sono tutte le tecnologie IMAX esistenti al mondo. Ma è già il fiatone di prima mattina. Sì, perché sto correndo. Ma è bellissimo, grazie a queste cose che girano si ricarica l'energia e tu ci puoi caricare il telefono. La prima che facciamo è questa, è una specie di dark ride con coniglietti. I protagonisti sono i Rabbids, quelli di Rayman. Tu seguirai le loro pazze avventure nel tempo indossando gli occhialini 3D e stando seduto su un gabinetto. Molto molto divertente, loro sembrano un po' dei Minions e con questa lavatrice viaggiano nel tempo, per cui tu sei seduto su questi gabinetti spaziali e fai un giro intorno, passi davanti a degli schermi dove ti vengono proiettate delle cose e tu interagisci in qualche modo, ti toccano, ti arriva l'acqua, quelle cose che vedi. Molto divertente. Vi dirò la verità, vedo ancora 2 minuti di sta roba e mi faccio la pipì addosso. Ci spostiamo dentro dove c'è il simulatore vero e proprio. Mi è piaciuto molto, eh. Devo andare da un ortopedico adesso, però. Ci spostiamo su un altro simulatore. Allora, mi sono rimaste 3 ossa intere, vediamo di rompercele. La sensazione che avrete in questo parco è circa quella di essere menati, praticamente. Ora vi portiamo a fare l'unico coaster piccolino, familiare che c'è in questo parco, che è questo qui. Prima Marte. Perché in teoria dovrebbe essere uno spinning coaster, cioè che gira, però al momento non lo vedo spinnare. Poi abbiamo mangiato. Allora, Davide mi ha appena spiegato che questo qui fino a qualche anno fa era lo schermo IMAX più grosso del mondo. Adesso ce n'è solo uno un po' più grande, che è quello della NASA. Ora andiamo a fare questo, che dovrebbe simulare un tornado. Tu entri e sei in un cinema che però è costruito su una piattaforma che ruota per simulare che vieni trasportato via dall'aria, non lo so. Vi dirò la verità, abbiamo mangiato da una mezz'ora e sono un po' preoccupato di quello che stiamo per fare, perché ho paura che giri tanto, io quella roba lì faccio un po' fatica, però siamo qui, lo facciamo. Tra l'altro guardando è segnata come miglior attrazione al mondo 2022. Non per te. E tra l'altro tutto quello che vedete sembra un muro, ma di realtà sono degli schermi, cioè è proiettato. Mi è piaciuto una cifra, è fighissimo, è un mix di cose che vedi proiettati, attori veri, cose, scenografie, bellissimo. Se abbiamo tempo questo lo rifacciamo. Qui c'è un'attrazione dove vieni legato ad un robot che ti scuote, ti sbatte, eccetera. Allora, non so se me la sento. Andiamo. È dritto come non so cosa. Va bene, abbiamo preso i tappetini e sto andando subito a fare quello della morte. Sto cagando addosso. Oh,
siamo venuti nella zona dei bambini e ci sono tutte delle attrazioni che puoi andare da solo, che io ho già fatto quando ero piccolo a Cavallino Matto. Per questa me la ricordo benissimo, c'era quella funicolare che a dire la verità c'è ancora, e c'era, eccola, non ci credo, quest'altra cosa che ti prende e ti lancia dentro l'acqua. Quindi state andando a fare quella che fa le capriole? Sì. Voi non siete normali comunque. Che paura! Noi in maniera geniale abbiamo aspettato tutto il giorno per aspettare sera quando fa un po' più freddo e si è annuvolato per andare a fare quelle con l'acqua. Adesso andiamo a fare questa, ho acchittato questa situazione con la Go 3 di cui vi parlerò poi nel prossimo video, perché devo avere le mani libere perché devo sparare. Scusez-moi. Ho già dichiarato guerra alla Francia praticamente. Dai, ci arriviamo. No. Guarda lì cosa ho fatto. Tunnel d'acqua, lo attivo. No. Lo attivo. L'ho attivato. Kicko. Kicko, vai di là. Voglio vedere quello cosa fa. Per finire questa giornata, Kicko si esibirà in una canzone col mega megafono. Tutto quello che stai facendo è solo per il content. Basta registrare, stai portando solo contenuti che non hanno senso. Ed è tutto vero. Sì, dai, tira su, dai. Questo video può concludersi qui, ne arriverà un altro con un altro parco. Ve ne do una piccola anteprima. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, e se non volete farlo non fatelo. Ciao.